L'accoglie con un progetto inedito che si chiama Milano XL, un'esaltazione tramite diverse installazioni aperte al grande pubblico del Made in Italy, ed è la prima volta che a fianco alla settimana delle sfilate avremo tutti i principali eventi fieristici ed una città in festa sotto la regia sapiente di Davide Rampello, che ha curato le diverse installazioni che già sono visibili in questi giorni nella loro fase di montaggio. Quindi un progetto di sistema unico che noi vorremmo poter ripetere anche nei prossimi anni. Danno creatività a tutto tondo. Sicuramente sì, appunto Milano XL significa eccellenza, ma anche una grande Milano, una Milano large che accoglie il meglio della produzione manifatturiera e del Made in Italy italiano e internazionale nella nostra vetrina. In questi ultimi mesi i dati sul turismo, l'aumento dei visitatori ci dicono che l'attenzione internazionale sulla città è al massimo. Noi vogliamo sfruttare questa opportunità anche in termini commerciali per le nostre aziende. Commento anche con i corsi di formazione in occasione di questa settimana. Sì, abbiamo lanciato il programma della formazione comunale del Comune pochi giorni fa, grande attenzione a tutti quei mestieri manifatturieri che hanno a che fare con il saper fare e che vengono gestiti anche dal Comune di Milano. Sarto torna di moda, si può dire? Diciamo di sì.